Ciao a tutti, oggi vedremo come costruire e installare una presa multimediale per connettere i vari dispositivi sia al proiettore che all'impianto audio. Quando ho installato il videoproiettore ho steso i cavi in una canalizzazione portacavo, però mancava una presa multimediale per connettere i vari dispositivi multimediali come hard disk, pendrive, lettori DVD, eccetera. Per questo motivo e per eliminare un po' di cavi volanti ho deciso di realizzare una presa multimediale. Con un software per il disegno vettoriale disegniamo il layout dei fori da praticare sulla scatola e la grafica da applicare prima del montaggio dei connettori. Stampiamo in un foglio di acetato entrambi i disegni. Dopo aver applicato il layout dei fori sul coperchio della scatola, iniziamo a forarla con una punta fine. Una volta che avremo ultimato tutti i fori con la punta fine, li allarghiamo con una fresa. Iniziamo ad assemblare i connettori. Il modo migliore è quello di stagnare i cavi e i connettori, montare i connettori sulla placca e infine saldarli. Inizialmente ho provato a saldare i connettori prima di montarli, ma questo procedimento risulta poco pratico. Aver saldato tutti gli RCA e inserito la presa USB, chiudiamo il coperchio e rimontiamo le canalizzazioni. Ho
preferito non interrompere il cavo HDMI e quello d'antenna per evitare perdite di segnale o qualche falso contatto che potrebbe compromettere il funzionamento in alta definizione. A questo punto possiamo connettere attraverso un cavo patch appositamente costruito il videoproiettore all'impianto stereo in modo da ascoltare i film in esafonia con 4 altoparlanti e un subwoofer anteriore e 2 altoparlanti posteriori. Se vi è piaciuto il video mettete like e se avete qualche domanda scrivetela nei commenti. In descrizione troverete il link del file con il layout della placca pronto da stampare. Arrivederci al prossimo video.